Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la Triplos Plus, sempre su Medi 2 con Paschi. Matando Bulmo. Ciao! E pure Bulmo ci sta. Ciao! Ciao, ciao ragazzi a tutti. Siamo tornati ragazzi in un nuovo video di Medi 2 per parlare di un argomento criptoso. Esatto. Non lo so. Strano, però sì. Importante per sì. Medi, Paschi. La No, non è quello. No. Scusate. Quindi ragazzi, siamo qui in questo nuovo video per rispondere alla fatidica domanda, Paschi. Quale domanda che abbiamo? Ci fanno ormai tutti ragazzi è che solo sì, noi possiamo sì, dare una risposta a questa domanda perché esatto. Adesso possiamo farlo. Ma Medi 2 è pay to win? Scopriamolo insieme. Però Paschi, prima di cominciare, volevo ringraziare il mitico Simone di Come Vuoi Tu perché ci sta sponsorizzando, Paschi. Grande Simone. Queste magliette, guarda qua che spettacolo. E anche le scritte dietro, ragazzi. Vedete che stile, scritta Paschi e Gulmo. Che stile. Quindi ragazzi, prossimamente vedete cose del genere. Noi vi lasciamo il link in descrizione del suo canale di Instagram. Andate a seguire Come Vuoi Tu, perché ragazzi, veramente roba di grandissima. Potete fare quello che qualità. Volete voi. Qualsiasi cazzo di cosa che volete. Cazzo di cosa che volete. Comunque Paschi, detto questo, direi di iniziare ad inoltrarci all'interno del video. Ma prima ancora penso che Lo spam il nostro video, cioè diciamo dura 20 minuti in cui 10 minuti sono di spam. Allora, ragazzi, volevo ricordare sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirci su Instagram per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video e delle nuove live che andiamo a fare su Twitch, quindi andate anche su Twitch ovviamente a seguirci, lasciate un like al video perché per supportare il nostro piccolo lavoro, se volete droppare anche voi a Medi fatelo qui sotto attraverso il link che trovate in descrizione, oppure contattateci su Instagram se volete giocare su Tiger Ghost, il server che vedete in questo momento in questo caso di video. Esatto. Volevo lanciarlo il microfono, Bulmo, però... Purtroppo ci sei evitato. Comunque, Paschi, siamo qua. Iniziamo subito col video perché, ragazzi, come vedete dal nostro layout, da come sia l'outfit che abbiamo, siamo tutti shoppati in questo senso. Come promesso, siamo shoppati come i pazzi e, appunto, volevamo chiederci e volevamo rispondere a questa domanda. Ma veramente è pay to win sto caspita di Medi? Effettivamente, come ha detto Paschi, noi abbiamo, diciamo, provato entrambi i lati della medaglia. Cioè, quello senza shop fino ad ora e quello con lo shop da oggi in poi. Cioè, da novembre, dicembre in poi abbiamo sperimentato quanto cambia il game ai IDR dalla tua parte. Quindi proprio per questo, Bulmo, diciamo che possiamo dare anche un nostro parere sulla questione, che abbiamo avuto modo di molte virgolette di shoppare, perché il signor Medi ci ha dato la possibilità di usufruire delle monete del drago, i famosi IDR. Esatto. E quindi, siccome noi, come ben sapete, non abbiamo mai shoppato su Medi 2, possiamo dire chiaramente, adesso ragazzi stiamo notando una differenza, grande cambiamento, possiamo vedere. Per rispondere a questa domanda, Gulmo, diciamo che ci sono, sicuramente possiamo dire, da una parte sì, Medi 2 è pay to win, perché attraverso le monete del drago, ragazzi, andate a non a migliorarvi, ma a velocizzare soprattutto il tempo, cioè a velocizzare i meccanismi di gioco e a migliorarvi molto più, molto rapidamente. Come vedete, Gulm ha comprato, gli occhiali, la collana, gli orecchini, i chakra, mani di diavolo, 43 medi. C'ha altri 10 won, 15 won, la corazza, le scarpe, lo scudo forse ancora no. Io ho comprato il talismano, la stola, la corazza, l'alchimia. Gli orecchini, l'alchimia. Senza fare niente, ragazzi, senza giocare più di 8 ore al giorno. Esatto. Quindi sicuramente con le monete del drago andate a comprare magari cose sullo shop, tipo come abbiamo fatto noi, costumi o buoni DR. Vi faccio vedere, ragazzi. Li andate a vendere. Ti vendono costumi, esatto. E c'ho anche altri 3 won qua fatti adesso, poco prima di iniziare. Quindi andate a vendere costumi, sì, e fare molto più facilmente won, quindi trasformare i DR in won praticamente. Questa è l'utilità, secondo me, Gulmo, l'utilità del shop, almeno per come la vediamo. C'è esattamente altra utilità, allora per ora, i vantaggi che dà. Sì, diciamo che per ora dal punto di vista della transazione, lo scambio DR won, il meccanismo è questo: noi compriamo con i won, che in teoria si shoppano, pezzi, costumi eccetera, li vendiamo a stanza won, DR eccetera, possiamo venderli a discreti won e quindi convertire appunto in DR won. Poi direttamente i vantaggi derivanti dai DR non a won sono quello di avere magari dei costumi, guardate Paschi che ho preso, bracciale assurdo con lampo e diavolo, lo scudo con 6 tipo 15 forza, 10 blocco,
il talismano terra più uno con 20 terra, stun e difesa, un minimo di resistenza a caduta, ragazzi. Cioè, dal punto di vista della conversione, come dicevo, di DR in one, i vantaggi sono questi. Noi praticamente giochiamo poco, veramente poco e niente. A livello 60, quasi nemmeno, ci troviamo Pasche con quasi il full equip shoppato. Io ho preso alcuni pezzi, un altro lo sto aggiungendo sesto e settimo, dopo lo andiamo a prendere. Più altre cose che ho già preso i chakram 43 medi, tanta roba. Ho preso la collana, ho fatto gli orecchini, come detto la corazza, e poi i vantaggi direttamente dallo shop. Quindi magari comprare scatole cuccioli per ottenere il porchi, il negozio aperto H24 offline, l'autocaccia, l'autocaccia, il doppio guanto, il guanto, che ne so, i costumi, magari con il bonus e te li metti, il libro delle pietre, qualsiasi cosa, ragazzi, utili. Che però, ragazzi, quello che voglio sottolineare, Gulmo, che sicuramente attraverso DR andate a velocizzare e a fare come abbiamo fatto noi, sì, sia dal punto di vista dei won, quindi andarvi a fare un bel po' di won facilmente senza giocare, la stola, quindi senza tra virgolette sprecare ore, anche se metin è bello anche giocarci, cioè nel senso sudare per ottenere qualcosa come abbiamo sempre fatto noi, e sia per i vantaggi che abbiamo appena elencato, quindi quanto eccetera eccetera. Però ragazzi, non vuol dire che pay to win, perché nel senso che se voi avete, non fate un cazzo dalla mattina alla sera e giocate, potete ovviamente ottenere gli stessi risultati senza dover per forza shoppare. Per esempio io e Gulmo ci abbiamo messo 10 anni, cioè, 16 euro. Però non abbiamo droppato più di tanto, quindi magari pure male tra virgolette, se voi anni alternati ogni ovviamente in 10 anni, se però voi mettete a farmare, che ne so, qualsiasi cosa, mettete a farmare, per dire la prima cosa che mi viene in mente, sì, è Billy d'Orso, per dire una stronzata, vi fate solo quello, forse diventa un po' monoto, però magari un mese vi fate un drop solo pulito, Billy d'Orso, vi droppate solo Billy d'Orso, ve le vendete e fate i soldi. Un altro mese, che ne so, CPPP, sto dicendo una cosa per dire, sì, c'è sempre il modo di fare soldi. Oppure, se posso darvi un consiglio, io farei un bel dropper al 75, mi piacerebbe tanto. Quindi fare un bel dropper al 75 con lampo e cose, mettere una tanto e farmare i soldi come i pazzi. Quindi il modo per fare i soldi comunque c'è, quindi possiamo dire che pay to win fino a un certo punto, secondo me, per come la vedo io, ma non so se mi sbaglio. Sì, dipende che si intende per pay to win. Alla fine il pay to win è, secondo me, una cosa che ovviamente più paghi meglio è. E effettivamente è quello. Sì, è sicuramente è così. Però diciamo che il traguardo è anche raggiungibile non shoppando. Esatto. E poi dipende sempre, l'abbiamo sempre detto, abbiamo sempre spammato nei nostri video, il modo in cui giocate a Metin. Se è per come lo facciamo noi, ragazzi, allora, cioè, non è, per me non è pay to win, perché a me non mi interessa competere magari con quelli che shoppano i soldi proprio con la palla, perché a me non interessa, perché ci gioco perché mi piace giocare, capito? Dipende. Non perché devo farlo da, come tra virgolette, una, non so se può dire. Quindi non farlo diventare come una sorta di dipendenza, se si può dire, ma semplicemente giocando e basta. È divertissimo. Divertiamo. Quindi io la vedo così, poi ovviamente ognuno la vede a modo suo. Sì, diciamo che secondo me il nocciolo della questione è il win. Secondo te qual è? Cioè, per me il win, se c'è un win, il win di Metin è quello di stare qua sopra, non lo so, di spaccare Metin, di droppare le cose utili, di farmi gli eventi, di divertirmi a giocare a Metin, non quello di competere e shotta la gente ai massimi livelli, di fare amicizie però conoscere persone, che è bello, perché comunque ci sono, almeno noi abbiamo, devo dire la verità ragazzi, forse siamo stati fortunati, perché avendo, diciamo, essendo famosi tra molte virgolette, quindi c'è gente che ci vuole bene, quindi abbiamo trovato veramente delle persone squisite che ci vogliono bene, che ci apprezzano quello che facciamo. Veramente la nostra community è fantastica. Sì, dobbiamo dirlo, in realtà. Sì, ma alcuni abbiamo conosciuti un po' meglio di altri, però vediamo in linea generale, in linea di massima, i metri non è solo meglio, bene o male, tutti quanti sono sulla linea comune, che ci vogliono bene. Alla fine, non è solo meglio. La merda, fantastici. Vabbè, la merda c'è tutto, come c'è ovunque. Vai. Però diciamo che, a quanto abbiamo visto, il vostro win, come anche il nostro, è quello di andare su Metin, cercare qualcuno con cui giocare, relazionarsi, divertirsi a giocare come dovrebbe essere, non cannarsi a chi shoppa di più per essere più forte, capito? È quello il win, però, su cui bisogna capire un attimo qual è il tuo obiettivo. Sì, però purtroppo, come tutti i giochi, come tutte le cose, c'è sempre un po' di competizione in tutto, cioè, vabbè, quindi ci sta pure, però per come la prendiamo noi, secondo me, o abbiamo preso il lato genuino, forse sì, del Metin, noi siamo genuini, utilizzando, aiuto, che ci tiene, si muove, no? Comunque, Pasqua, alla fine è quello, cioè bisogna cercare il tuo nirvana di Metin. Esatto. Una volta trovato quelli, il win l'hai raggiunto, mo se l'hai fatto col pay o col no dipende ovviamente da te.
Sì, noi diciamo ci sentivamo in dovere di fare questo video perché molti ci dicono metti nel peduino, 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 beduino. E quindi ci dovevamo in dovere di magari chiarire questa cosa dal nostro punto di vista. Come abbiamo detto prima, avendo vissuto entrambe le cose, no? Effettivamente se c'hai DR, sei scioppio ovviamente, se spendi i soldi, hai dei vantaggi che non sono da poco. Risparmi tempo, risparmi salute, probabilmente, manco, perché nonostante scioppio, comunque la salute più o meno, cioè, tipo prendi gira per dirti, cioè, mamma mia, tipo mi resta con l'anima, cioè, è proprio uno spreco, mamma mia, andare gira, gira. Una poco. Come possiamo dire, Gulmo, in definitiva, metti in due, happy twin, no? Vabbè, la risposta ve l'abbiamo data in precedenza. Esatto, ragazzi. Adesso deducete voi le vostre conclusioni. Cosa ne pensate, esatto. Soprattutto vogliamo sapere che cazzo ne pensate voi, quindi sfondate il video di mi piace, ovviamente, e di tanti commenti. Siamo molto interessati. Se siete d'accordo con noi, esatto, in disaccordo, o con voi. Sì. Ragazzi, noi vi ringraziamo per la visione di questo video breve ma intenso. Il miglioramento dell'elmo di Gulmo sta per avvenire, ragazzi. Per avvenire. Questo qua, infatti, cappuccio dell'oro. C'è ancora un po' di pazienza. Ci vogliono 44 minuti. 44 minuti, frate, magari questo è l'elmo che ha comprato Gulmo da giro. Più nome con i soldi che ci ha dato il signor Meti. Con il DR che ci ha dato il signor Meti. Caisse manche buon spend, non so perché. Ah, ma ci spesimo un po', senza ci pensare, ma ieri. Tra ieri oggi ci sono 40 volte. Comunque, niente. Spero che il video vi sia stato utile. Cioè, utile fino a un certo punto. Piacevole. Spero che siete d'accordo con noi. Però vogliamo sapere anche la vostra. Mi raccomando, quindi fatevi sentire. Quindi ragazzi, per questo video può essere anche tutto. Noi forse abbiamo detto quello che pensiamo e come sempre ci vediamo nel prossimo Gulmo. Ciao! Video! Gulmo!